una GR Valdiano non bellissima riesce alla fine a conquistare tre punti importanti al cospetto di un Moliterno che si è dimostrata compagine rognosa e capace di resistere 70 minuti prima di capitolare. Dopo un primo tempo davvero inguardabile, dove l'unico momento di rilievo c'è stato al minuto 34, quando l'arbitro Pavone di Bernalda ha estratto per la seconda volta il giallo ad Albino, costringendo il Moliterno a giocare in 10 per il resto del match. La ripresa è stata sicuramente più interessante, ma sullo squalificato ha seguito la squadra della tribuna, lascia negli spogliatoi Falivena e manda in campo Sansevieri. L'azione dei rossoneri in casacca bianca si fa più incessante, ma la supremazia resta sterile nonostante i tentativi portati da Malito all'ottavo, da Scudiero al tredicesimo e da Salamone al diciannovesimo. Anzi, l'azione più pericolosa è del Moliterno al minuto 23, bordata dalla distanza di Petrocelli e bravo Gallone a respingere in angolo. Dopo due minuti la svolta, un calcio da fermo di Scudiero viene deviato di testa da Malito nell'angolo più lontano e Fittipaldi questa volta è battuto. Poi fino al termine solo GR Valdiano, prima Salamone si vede negare il gol dal palo e poi al minuto 41 non sbaglia e sigla il 2-0 che mette il sigillo alla gara. Per la GR Valdiano altri tre punti e seconda posizione saldamente nelle sue mani e domenica si va sul campo della pericolante Marconia per continuare la scalata. Mister Masullo, una vittoria contro il Moliterno sofferta più del previsto, un 2-0 maturato nella ripresa dopo un primo tempo così così. Sì, non abbiamo disputato una grande partita, devo dire la verità che già da qualche domenica non stiamo giocando alla meglio, siamo un po' in debito di ossigeno, abbiamo un po' le gambe pesanti. Giocavamo con una squadra ostica, abbiamo avuto la fortuna che nel primo tempo si è messa bene, che in pratica loro sono rimasti in 10, ma noi comunque ancora dobbiamo recuperare atleticamente qualcuno degli elementi importanti tipo Pascuzzo, e mancava anche l'altro attaccante Vizzuso oggi. Loro si sono chiusi, sapevamo che venivano naturalmente a giocarsi la partita in questo modo, giocavano naturalmente sui loro avanti che erano abbastanza, fisicamente erano molto prestanti, gioco molto aggressivo, quindi cercavamo di non farci ragionare, ci sono riusciti per buona parte della gara, fortunatamente su un calcio piazzato siamo riusciti a metterla dentro. Si vince anche così, importante è portare i tre punti a casa, oggi erano importantissimi, già abbiamo fallito già domenica a Pietragalla, una partita potevamo allungare, adesso godiamoci questo momento e vediamo un po'. Secondo posto consolidato è l'aspetto più positivo di questa vittoria con il Moliterno, ora sul cammino un'altra pericolante, il Marconia. Ma adesso restano 8 partite, sono tutte partite difficili, domani c'è uno scontro diretto Potenza Tolve che ci inseguono una a 5, a 6, un'altra a 4 punti, speriamo che esca fuori un risultato utile per il Valdiano che può essere un pareggio. Domenica naturalmente andiamo su un campo difficile, loro hanno necessità di punti per salvezza, noi naturalmente andremo per cercare di portare il risultato, ripeto, il momento è positivo, ce lo godiamo, non avremo mai sperato di essere a questo punto del campionato in questa posizione, ci siamo e cercheremo di restarci.